Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi per la prima volta ospito degli articoli per l'ufficio. La ditta in questione, come potete vedere qui, si chiama Rapesco. È un'azienda appunto che principalmente produce roba per ufficio e che vende le sue, appunto, i suoi articoli su Amazon, ovviamente. Non potevo mancare, ho richiesto io la collaborazione perché a me piace la roba cartoleria o comunque da ufficio. Ho visto questa azienda, stavo sul mio Amazon e non so se siete pratiche, mi viene tipo una scaletta da vedere gli articoli e avevo visto appunto queste piccoline, le avevo viste nella bacheca che scorrono, cioè gli articoli che ti consigliano, diciamo, e me ne sono subito innamorata perché volevo capire che cosa fossero. Allora, chiedo scusa se vedete lo smalto un po' sfatto, però non l'ho rifatto, però se vi interessa è della Revlon, ve lo faccio vedere al volo, questo qui. Non mi chiedete il numero perché non ne ho idea. Comunque dopo, semmai, se siete interessate me lo scrivete che io vi rispondo. Ed è già più di 2 settimane che ce l'ho su e devo dire che ha retto benissimo. Tralasciamo il mio smalto. Allora, vi voglio presentare innanzitutto, più che presentare, elogiare il pezzo forte che secondo me è questo qui. Questo, che è Supa Clip, che è praticamente uno sparamolle. È fantastico, ragazzi, cioè io non l'ho ancora provato, però sul sito di Rapesco, su alcuni prodotti, c'è il video che vi mostra come utilizzare alcuni materiali, quindi alcuni prodotti, tra cui questo qui, perché magari visto così non sembra quello che fa, e invece è uno sparamolle appunto che è in grado di tenere ben 25 fogli, vedete? Adesso poi lo proveremo. Abbiamo appunto le molle di ricambio, che sono queste con le emoticon, mi piacciono tanto, e poi un altro pezzo forte secondo me che mi piacciono tantissimo, le vedremo dopo, sempre le Supa Clip di ricambio, cioè per il Supa Clip, queste a cuoricino, con il cuoricino all'interno, ma le vedremo tutte dopo. Mi hanno mandato un porta documenti e funge da lo possiamo utilizzare per 2 motivi, porta documenti e leva punti. Dopodiché abbiamo 2 pinzatrici, una nel formato più o meno standard, più o meno, e una mini. Non vedete? Cioè è bellissima, questa è fighissima, è piccolissima. Poi è una grande novità, almeno io la prima volta che ne sento parlare, less è questo, lo vedete? Less e for. Quando voi andate a pinzare, almeno così dice, ovviamente poi bisogna metterlo in pratica, riesce a pinzare fino a 25 fogli utilizzando il 60% in meno di forza, quindi dovrebbe pinzare, che è una meraviglia, almeno si spera, e anche la piccolina promette bene. Al posto di 25 fogli ne pinza 20. Andremo a provare su strada tutto, non vi preoccupate. Dopodiché abbiamo le cosiddette, sempre con emoticon, le fold back clip, che sono quelle clip che le mette e tornano indietro, ok? Ve lo faccio vedere dopo. Sia piccole che grandi, celestine, quel celeste baby, celeste pastello. Non so cosa vedete, ma quando le aprirò ve le farò vedere meglio nel dettaglio, non vi preoccupate. E poi 2 ricariche, quindi le ricariche appunto per la pinzatrice, che sono uguali, cosa fantastica. Io stavo cercando di capire. Praticamente la dimensione, cioè le dimensioni sono diverse, ma i punti che devono andare all'interno della pinzatrice sono praticamente uguali. Quindi non bisogna acquistare 2 misure di punti diversi, perché vanno sia ne uno che nell'altro, ed è fantastico. Allora, cominciamo a togliere un po' di roba e vi faccio vedere prima le pinzatrici. Vediamo un pochino.
lasciamo una sola ricarica. Ovviamente, ecco, io faccio vedere, però comunque vi lascerò tutto nell'info box. Voi dovrete cercare Rapesco Italia, ovviamente. A me mi hanno risposto dall'Inghilterra, quindi sia ben chiaro e preciso. Perfetto, allora abbiamo due pinzatrici, una formato standard più o meno e una più piccolina. Proviamo ad usare la più piccolina, che come vi dicevo prima può pinzare fino a 20 fogli. Ok, si presenta così all'interno della scatolina, della sua propria scatolina. Ah, vi ricordo che ci sono in tutte le lingue, va bene, l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, l'italiano, il PT non so che cos'è, RU credo sia russo, e CN cinese, ma questo PT mi sfugge, se me lo volete dire, perché non, cioè, scusate l'ignoranza, ma non PT non mi viene, non lo so, non è una lingua poi che, ok, ci dilunghiamo. Allora, il design è molto molto carino e si pinza al contrario, cioè non così, ma così. La carica avviene dall'alto, come potete vedere, c'è un meccanismo. Ok, io lo apro, questa molla, questa specie di fascetta va tirata tutta indietro e si carica, adesso la carichiamo insieme. Io avevo fatto già qualche prova, però giustamente voglio farlo vedere. Ne prendo un po', non ho bisogno di prenderle tutte, cioè tutta la striscia. Allora, così si va messa un po', si torna giù e la carica appunto è effettuata. Adesso andiamo a prendere un blocco. Io adesso non ho dei fogli A4, comunque ecco, dei fogli di documento sotto mano, ma potremmo utilizzare appunto un semplice notebook, sì, certo, un semplice quaderno con tutti i fogli. Io avevo fatto già la prova con quella grande, vedete, questi qui sono ben 25 fogli e là tenuti abbastanza, cioè non abbastanza, molto bene. Però noi adesso facciamo la prova, li contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Questi sono di quelle grandi. Allora, 20, perché giustamente qua c'è scritto che ne può spillare fino a 20 e noi la mettiamo alla prova. Allora, basta fare una leggera pressione, ragazze, guardate, lo vedete? Non so come farvelo vedere. Allora, ecco, basta fare una leggera pressione e tutti i 20 fogli sono ben saldati, vedete? Vedete, ragazze? Sono ben tenuti e sono 20. Quindi io direi che questa è promossa, veramente. È piccolina, può stare benissimamente anche in borsa se bisogna spostarsi per lavoro, quindi non si ha possibilità, insomma, di accedere al proprio ufficio, quindi si sta da un'altra parte portandola con sé. È carina, piccolina, non crea problemi. Io adesso gli tolgo la carica perché non mi occorre in questo momento, la ripongo e direi che questa, come dicevo prima, è promossa a pieni voti, almeno per quanto riguarda me, perché l'ho provata e i 20 fogli li tiene benissimo. Quindi mettiamola qui. Adesso andiamo a fare la prova con quella più grande, la sorella più grande, che già questa è di colore rosa, ragazzi, quel rosa Barbie, oppure quel rosa baby, no, rosa un po' più baby forse, ed è un design carino, molto carino, è uguale, praticamente uguale, solo che cambia appunto la misura. Aspettate, ma che ve lo faccio vedere.
praticamente identica, con il cioè cambia solo che insomma le dimensioni sono completamente diverse. Questa è bianca e questa è rosa. Il rosa ci piace, ragazzi. Ok, quindi stessa cosa, carica dall'alto. Ecco, l'unica cosa è che il meccanismo di questa più grande cambia un pochino. Vi ricordate che nella piccolina c'era una piccola, diciamo, asticina di plastica? Qui invece è tutto macchinizzato, si può dire, da questa fatta in metallo, vedete? E si carica però alla stessa maniera, quindi si adagia qua i punti, si chiude e andiamo a ricontare i nostri primi 20 che abbiamo già fatto prima, 25, quindi 20, 21, 22, 23, 24 e 25 e andiamo a pinzare. Voilà! Guardate, basta solo un pinch, una piccola diciamo spinta e vedete, va a fare tutti i 25 i fogli. Io direi che è una cosa fantastica. Quindi anche questa ci piace, per me è promossa a tutti gli effetti. Sono rimasti i 6, i punti li prendiamo. La ripongo a posto, riponiamo anche questo punto, è rimasto un po', adesso parte la pesca qui, mettiamo questo. Ok, poi visto che sono già con i punti vi voglio parlare del portadocumenti, questo aggeggino con la coda, diciamo. Ok, è un multiuso, facile da utilizzare, è un supporto cartaceo appunto per mettere fogli e si può apporvi sopra, adesso ve lo faccio vedere, non so, dei post-it o comunque dei dei foglietti o tipo, eccolo, vedete? Questo è per togliere appunto le graffette che andiamo a fare ora. E poi c'è una fessura che è tondeggiante, diciamo, dove si può mettere, io mi sono fatta dare alcuni bigliettini da mia mamma perché non ne avevo, tipo così, vedete? Questo è plastificato, oppure questo in carta, o dei post-it, io ho provato anche con delle schede, io adesso ho questo qui, vabbè, questo è inglese, però scappa via perché appunto è... Però così ci sta, vedete? Ok, oppure se volete provare con qualcosa di più piccolino, io ho trovato solo questo alla mia tessera di... insomma, la tessera, e ecco, sta così. Come dicevo, funge anche da leva punti e vediamo adesso, io non ho idea di come toglierli. Non so se devo toglierli da qui e fare così, vedete? E levo così per non rompere appunto il... Ecco, vedete? Per non togliere... Vedete? Per non bucare, per non rompere il foglio, perché se io dovessi fare così, ah no ragazzi, guardate, è più veloce. Poi se proprio si impiccia lo andate a togliere così e lo fate così, ecco, vedete? Anche due insieme, fantastico. Ecco, si impiccia un po' perché sono forti, cioè vedete, se avessimo pinzato questi fogli con una semplice spilla, a parte che 20 non credo ci arrivava, però se avessimo pinzato appunto in un attimo si scartabellava tutto, vedete? Facile, veloce, ingegnoso perché si ha un multiuso,
segreta? Ecco. E poi le togliamo. Vedete? Ecco. Funziona per farvi male. A posto, non ho tolte tutte. No, tutte le ho tolte. Ammazza, visto, veloce veloce. E abbiamo i nostri fogli di nuovo funzionanti. Certo, un po' alla moda, un po' carellati, ma ahimè va bene. Ok, prima che mi faccio male tolgo questi affari. Li metto da parte. Ok, scusate. Perfetto, quindi anche questo aggeggino che sembra tanto curioso, approvato. Funge da due, quindi ha due opzioni, quindi un multiuso, e anche questo lo riponiamo all'interno della sua scatolina. Vi ricordo che tutti questi articoli li trovate appunto sul sito, dove potete vedere cose aggiuntive. Dopo, alla fine, magari se vi interessa, vi do direttamente i codici senza che perdete tempo a cercarveli, insomma, uno per uno. Poi vi parlo di queste che sono più semplici, poi lasciamo per ultimi questi qui, la Supa Clip e le sue molle di ricambio. Perfetto, queste sono delle semplici pinze che vanno ancora, ma sono fatte in una maniera molto carina. Allora, ce ne sono 20, quindi c'è una marea, e servono per tantissime cose. Vedete? Fall back, perché devi abbassare e tornare indietro, e c'è la cosiddetta porca paletta, ragazzi, mi ha appiattito il dito. Ecco qua, vedete, ho preso un emoticon che poi per dire non saprei. Allora vi faccio vedere il funzionamento, ma credo che lo sapete. Prendiamo questo, il nostro solito blocchettino, ok? Acqua, pinziamo e facciamo tornare indietro. Eccolo qua, vedete? Ce ne sono vari, prendiamo uno con l'occhiolino, vedete che carino, e questi sono incastrati. Vedete che carini? Anche qui. E per bloccare appunto i fogli facciamo tornare indietro. Ma ragazze, non servono soltanto a bloccare i fogli o comunque a decorare i fascicoli, i documenti, o comunque per dividerli in colore e quindi il tema, ogni argomento, ma servono anche in cucina, nel giardino, quindi a casa. Vi faccio vedere come. Io ho un pacchettino che è rimasto aperto di snack. Sì, non ci fate caso, è uno snack tipo indiano, ma che bellissimo, tra le altre cose. E ho tolto la pinzetta che io ho di solito delle fatte a clip. Quindi andiamo a fare una piccola piega. Mi sono appunto ridotto già più della metà. Prendiamo la nostra pinzetta, la mettiamo e voilà, abbiamo chiuso il sacchettino con l'emoticon dell'occhiolino. Direi che è una cosa fantastica, facile anche subito da... Ah, lo potete lasciare anche così se volete, lo potete, però insomma, poi sta a voi fare come fare. Per toglierlo basta poco. Ok, perfetto, quindi queste sono le pinze, appunto, le rapesco fold back, e non so adesso come ripiegarle, come le devo mettere, penso così, erano bene bene incastrate, una, ecco così, sì, perfetto, e di queste ne ho due pacchi, quindi due confezioni, me ne ho mandate. Pesco,
una in baby, quindi color celestino baby, e ricordo può tenere anche 20 foglie insieme. No, scusate, 145, qua 20 sono dentro la confezione. E poi abbiamo quelle più piccole, quelle mini, che ne può tenere 75 di fogli. Non me ne volete a male, però aspettate, 100 pagine. Aspettate, fermi là, facciamo al volo. Allora, prendiamo una, vediamo un po' se funziona. Ha detto, qua c'è scritto che ne tiene 145, vabbè, queste sono 100, e proviamo lo stesso. Ecco, direi che è perfetto, vedete? Lo potete, no, aspettate, spostare, no, ecco, così. E adesso proviamo quelle piccoline che però c'è scritto che 75, quindi io non ne conterò 75, non me ne volete a male, ma proverò a farli tutti 100. Metteremo alla prova queste fold back. Ok, queste sono carinissime, sono uguali a quelle più grandi, ma sono in formato mini, quindi più piccoline, sempre con le emoticon disegnate. Oh, se manca a farla apposta, ho preso sempre quelle mie, ok. 75. Vabbè, io me ne prendo 100, vediamo un po'. Uno. Non so se può valere, però ragazzi, sono 100, Vedete? E anche queste io penso che si possono, insomma, usare per tanti usi, ma a scuola magari per mettere un po' di brio, un po' più di allegria nelle materie un po' più pesanti, mettere delle clip carine, ma anche semplicemente adesso io le ho gialle e celesti, ma ne potete comprare svariate e usarle in base alla categoria o il divisore dell'agenda, insomma si possono usare davvero per tantissime cose. Ripeto, se andate sul sito troverete tanti esempi e anche video informativi, questo non vuole entrare, sono disgraziato, video informativi dove appunto vi fanno vedere i prodotti, come usarli insomma, al meglio, avere il 100% dai prodotti. Io ci sto piccando, non si chiude, eccolo. Quelli grandi e quelli piccoli, quindi li tolgo da qui, ta 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 ta, sono già 24 minuti di video, mi avrete mandato a cagare, vabbè, ok, fa niente. Perfetto, eccoli qua. Bene, adesso veniamo al pezzo grande, grosso, grande, insomma, come vi pare. Un'altra clip che è quello che lì. Dove io trovo una cosa geniale che mi è piaciuta subito, soltanto vedendo appunto, no, visto questo, con le emoticon, sono le sparamolle, cioè no, queste sono le molle e questo è lo sparamolle. Allora vi faccio vedere, vi tiro fuori qualcuna, queste che cosa sono, eccole, guardate che carine, le metto qui, ci vedete? Allora, con i cuoricini, vedete? Proprio belline belline. Voi direte, ma che so ste cose di ferro? Adesso ve lo faccio vedere. E poi abbiamo le solite emoticon. E queste però sono tutte uguali, mi sa, no. Il sorriso, l'occhiolino. Ci abbiamo sempre gnè. E basta, mi sembra. Basta, occhio lì, ok. E ne prendiamo qualcuna anche di questa qua, giusto per provare. Ok, questo è l'attrezzo di cui vi parlavo, che secondo me è il pezzo forte di tutto quello che mi hanno mandato, ed è il Supa Clip. Che Supa, oddio, è una parola un po' così, però è geniale. All'interno ci sono già 25 molle caricate, cioè
per la ricarica e, come dicevo prima, può tenere da 2 a 40, cioè da un minimo di 2 a un massimo di 40 fogli. Vi ripeto, andate sul sito perché c'è un video dove mostra come utilizzarlo al meglio. Io vi farò qualche esempio parlato e qualcosa ve lo faccio già vedere. Dietro trovate tutte le informazioni, anche in italiano. Usare esclusivamente molle di ricambio genuine rapesco in uso, va bene, ok, sparamolle, super clip, supa clip. Gli altri, cioè va bene, dice che dovete usare soltanto insomma queste della rapesco o devono essere proprio buone perché altrimenti non sono compatibili. Adesso io lo apro con voi. E lì per lì sembra tipo un taglierino, sapete i cutter, no? Non lo so adesso se... Comunque, questo non lo apro perché le lascio qui dentro al, insomma, al suo contenitore. Sono ben 25 e all'interno dello sparamolle ne vanno 8, se non sbaglio. Adesso mi volevo mettere una di questo, ma mi sa che non si può. Va bene, aspettate. Allora, i fogli, come funziona? Da 2 a 40, io ne prendo un po', ne prendo così, ok? Vedete che c'è una bocchettina? È abbastanza larga, nel senso, cioè, guardate, ci va un mio pugnolino, io ho le palanche. Si introduce all'interno appunto così. Ta-da! E si spara la clip, quindi la molla. Ok, vi faccio rivedere. Si appoggia. E poi si tira, scusate ma sono un po' storta e non so come farvi vedere. E abbiamo appunto clippato e tenuto un po' di fogli, non so quanti sono, 10. La cosa bella è che si possono levare, quindi potete riutilizzarle tante 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 volte, ancora ancora ancora, again again, ancora tante tante volte. E adesso volevo finire queste qui per farvi vedere. Vedete? Lo togliamo perché volevo mettere quelle gialle. Poi è veloce perché vedete? Ok, sono finite, vi faccio vedere la ricarica. Allora, si ricaricano da qua. Così, vedete, c'è un'apertura qui e si mettono così e vengono sparate dentro. Sono 2, 4, 5, 6, 7. Allora, ne ho messe 8 in tutto, scusate, nel telefono. E vi faccio vedere con il cuoricino come sta. Lo possiamo sempre fare qui. Allora, questo adesso sono 100, lui dice 40. Quindi ne prendiamo un po' e spariamo la nostra molla. Vedete che carino, che effetto che dà, ovviamente. Potete suddividere i vari colori o comunque clippare, quindi diciamo sparare la molla dove più vi piace. Ma queste molle possono essere utilizzate, come spiega nel video, anche per altre cose. Ritorniamo al sacchettino di prima degli snack. Così spariamo la nostra molla. Così, e il nostro sacchetto è perfettamente chiuso. Vedete? Un sacchio. Oh, ecco. Ed è perfettamente chiuso. Lo possiamo fare anche con una borsa, scusate rumore, una borsa di cereali. Vediamo così. Spariamo il nostro,
mandiamo avanti la molla qua, la vedete? E poi la spaghiamo. Ed ecco qui abbiamo la nostra emulsion, emoticon, che si fa il sorrisino. Che bello prendere la mattina il sacchetto dei cereali e vedere questa faccina che ci sorride, come dire buongiorno, buona colazione. E come ripetevo prima, come ho detto prima, lo ripeto, si possono togliere semplicemente e, insomma, e riusarle tante volte. La cosa bella che io adesso purtroppo non ho sotto mano, altrimenti ve lo facevo vedere, però andate a vedere sul sito perché c'è, fa vedere come, sapete quei quadri, quei quadretti che si usano, che non hanno una cornice ma sono tenuti proprio da questi cosetti così in metallo, molto molto insomma, si muovono parecchio, ed è una tutto vetro e poi c'è il compensato dietro e poi c'è la foto. Sì, sto dicendo una marea di cretinate perché non so se riesco a farmi capire. Potete circondare o utilizzarlo per, cioè lo sparate sopra questo vetro e vi tiene appunto le foto dentro. Facciamo finta che questo è un quadro, comunque ci sono delle foto ed è tutto vetro, contornato di vetro, e ci sono quelle graffettine che vedete che vanno così a scorrimento, che dietro praticamente ci sono delle linee guida dove far andare queste clip, però si allargano, non sono come queste qui che infatti ci rimane lunga se provate ad allargarle, e quindi si possono affiggere, quindi sparare queste mollette e chiudere le quattro, insomma i lati, dipende come la cornice, insomma. Ovviamente non dovete superare questa larghezza, dovete tenere a mente che il diametro è questo. Adesso vorrei dirvi una stupidaggine, stavo cercando di leggerlo quant'è il diametro, comunque non deve, cioè ci deve stare, non deve andarci a sforzo, perché altrimenti quando voi andate a sparare la molla, secondo me oppure torna indietro o non fate proprio nulla. Io ho parlato veramente tanto, sono già non so quanti minuti perché ho ricominciato dopo il telefono, quindi non ho idea. Questi sono i prodotti dell'azienda Rapesco, mi sono piaciuti veramente tanto, veramente un gran like. Questi sono tutti i prodotti che mi hanno mandato, sono felicissima di averli ricevuti e recensiti. Farò sicuramente una recensione sulla mia pagina Facebook, vediamo se riesco a farlo anche su Instagram, ma Instagram è molto limitato. Eccoli qui. Tutti quanti, faccio vedere anche questo, lo tolgo perché non riesco a inserire questo, vi faccio vedere anche la molletta che è scappata, non l'ho messa dentro, così, lo sparamolle, ecco, così. Vi ricordo di andare sul sito, metterò tutte le info nell'info box. Vi volevo dare i codici al volo, vediamo se ci riesco. Per questa qui, che è di colore rosa, il codice, se volete andarlo appunto a trovare, è il 1339. Per quella più piccina, il codice è il 1310. 1310. Ah, c'è anche il sito www.rapesco.com. Andateci ragazze, perché veramente è un bel fatto bene. Se volete, se siete interessati appunto a vedere il porta documenti, potete andare e digitare il 1330. Questo codice qua, piccolino, 1330. Per quanto riguarda le molle, quelle le famose clip, il codice, vediamo se qui c'è, perché non ho idea dove è. Il codice è 1353, lo vedete qua sopra,
mentre per quelle più piccoline è 13,51. Per lo sparamolle, quindi per questo attrezzino geniale, il codice è questo è un codice un po' diverso, RC4025MC, dovrebbe essere questo. Ok, fate il fermo immagine. E per le sue ricariche, quindi per le sue molle, a cuoricino 1334. Questo è a cuoricino. Mentre per l'emotico abbiamo il 1335. E volevo fare un appunto per questo sparamolle che me ne sono dimenticata prima. Purtroppo quando viene interrotta poi per fare tutto il filo succede sempre che non ci riesci. Vabbè, comunque volevo dire che queste qui, questo modo di appunto mettere le oh mamma mia, le molle, diciamo, va a sostituire ovviamente tutte le quelle che avevamo, che si usavano tanto tempo fa, e sarebbero le graffette oppure le famose attache. Mi dai un attache, che poi le hanno fatte colorate, rivestite di plastica, tutte colorate oppure a forma di cuoricino. Insomma, ne sono uscite veramente tante. E poi ci sono le semplici pinze, che sono queste qui. Anche queste qui andavano, cioè vanno ancora adesso, però fatte così no, erano semplici. E poi ci sono anche le clip magnetiche, che non le ho mai usate, però so che ci sono, mi sono informata, ho fatto i compiti a casa. Quindi, come si dice, paper clip bye bye, le paper clip, cioè sarebbero quelle, le attache, insomma, quelle di ferro che usavamo anche a scuola, che si vedono in ufficio. Grazie a questo aggeggetto possiamo dire paper clip bye bye. Approvato tutto quanto, grazie Rapesco veramente di cuore. Io vi lascio, vi ringrazio, lasciate un like ovviamente se vi è piaciuto il video. Qualsiasi tipo di informazione potete scrivermi, o se avete domande sempre giù nell'info box. Io chiudo, vi do un bacio, ciao!